Questa settimana, amici, si è aperta con la festa dell'esaltazione della Santa Croce, la croce gloriosa di Cristo. Ci soffermiamo ancora a contemplarla oggi, ascoltando quanto San Paolo scrive nella lettera ai Galati. Non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Vero e unico vanto del cristiano, dunque, è la croce del Signore. Neppure le nostre opere buone possono essere motivo di vanto. Il cristiano può gloriarsi unicamente del dono ricevuto da Cristo, il dono della salvezza, grazie al quale tutto di noi, a partire dalle nostre debolezze, dei nostri peccati, è toccato e redento. Il Signore crocifisso è risorto, è presente e vivo nella Chiesa. Non un personaggio lontano, ai cui elevati insegnamenti ci si ispira per una vita buona, ma Gesù nostro contemporaneo. Nell'incontro con Lui troviamo aperta la porta della salvezza. La sua croce, strumento di morte, assume perciò una dimensione gloriosa. Vessillo regale, fulgente mistero, canta la liturgia. E San Leone Magno diceva: Gesù prende una croce usata come punizione e la trasforma in un giardino che porta la gloria. E un padre dell'Oriente, su quel legno Cristo sale come valoroso combattente. Viene ferito alle mani, ai piedi, al divino costato, ma guarisce le nostre lividure, la nostra natura ferita dal serpente velenoso. L'arte cristiana ha dato il suo mirabile contributo ad esprimere il mistero di gloria che è la croce del Signore. Nel mosaico absidale di Santa Apollinare a Ravenna, ad esempio, sullo sfondo di un cielo stellato, si staglia a tutto campo una grande croce gemmata. In basso la scritta Salus Mundi. Qualche anno fa, in Europa, fu chiesto a un'agenzia pubblicitaria come presentare il messaggio cristiano in occasione della Pasqua. Il consiglio fu eliminare come prima cosa il simbolo della croce, perché antiquato e triste. Non stupisce in una società, in una mentalità che dal piacere edonè ha ricevuto l'appellativo di edonistico e che dimentica che nella vita piacere e dolore si seguono l'un l'altro con la stessa regolarità con cui al sollevarsi di un'onda nel mare segue un vuoto che risucchia indietro. La croce di Cristo ha spezzato questa catena. La risurrezione di Cristo ha inaugurato una nuova gioia, una nuova qualità di piacere. Quello che trova nella croce la sua sorgente e la speranza di non finire neppure dopo la morte. Non solo il piacere puramente spirituale, ma ogni piacere onesto, la vita intera in relazione alla croce del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.